Quando il Signore Dio creò il cielo e la terra, si rese conto che nessuno lavorava il suolo. E allora plasmò della polvere e del fango, gli soffiò un alito di vita e creò il padrone della terra, l'uomo. Ciao a tutti, sono Adamo, c'ho 30 anni e io sono il primo uomo della terra. Io applauso, io lo so. Adamo non aveva padre. No. Non aveva madre. No. Non aveva una casa. No. Non aveva amici. No. Insomma, non aveva niente e nessuno. Che vita di merda che devo cominciare. Ma perché io per primo, signor Dio? Ma perché io per primo? Magari un altro sarebbe l'uomo stato... L'uomo era alto, sì. Bello, sì. Potente, ad immagine e somiglianza di Dio. Che a Dio si è messo male pure tu, però... Ti potevi fare un pochettino meglio, signor Dio. Poi però... il Signore Dio piantò un giardino in Eden, sì, ad sì, Oriente, sì, sì. E vi collocò l'uomo. Vai, mi piace il giardino, salsiccia grigliate. Facciamo tipo 25 aprile, 2 giugno, 1 maggio, mi piace, questa cosa poi mi piace. Poi il Signore Dio disse, sì, cosa? Non è bene che l'uomo sia solo. No, non è vero. No, signor Dio, non è vero. Solo sto benissimo, signor. Solo sto benissimo. Neanche mi posso prendere il Covid, signor Dio. Mi ha veramente... Signor Dio, mi ascolti, guardi. Meglio solo che male accompagnato, veramente. Allora il Signore Dio fece scendere. Che guardi, sto benissimo così, va bene? Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo. No, no, quale torpore? Aspetta! Che si addormentò. Ma vaffanculo. Dio gli tolse una delle costole. Ai. E rinchiuse la carne al suo posto. Piano. E così il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolto all'uomo. No. Un altro essere vivente più simile a lui. Ma cosa ci porta? La donna. No! Ciao a tutti amici di Instagram. Ma qual è Instagram? Ma non c'era Instagram. Sono Eva, la prima donna. E come potete vedere mi trovo nel giardino dell'Eden. Certo, sì. Ancora c'è un po' di lavoro da fare, cioè. Per esempio, quelle pietre dovrebbero essere messe in ordine di grandezza. Ma perché? Gli alberi perché? Messi per accostamenti di colore. Per esempio gli alberi di ulivo accanto a quello di limoni, perché giallo e verde stanno bene insieme. Ma soprattutto dovremmo mettere tanti arbre magic sparsi per l'Eden per profumare l'ambiente. È nata da 2 minuti e già ci ha scassato la minchia per l'eternità già. Ha cominciato. Se sono qui oggi è per dare inizio all'umanità. Ma ovviamente non posso farlo da sola. Infatti adesso andrò a cercare lui, l'uomo. Guardate, qui dietro c'è uno struzzo. No, non andiamo sono a chiedere a lui se ha visto non l'uomo. Non sono struzzo io. Salve, signor struzzo. Non sono struzzo. Non è che ha visto girare qui attorno lui? Chi? L'uomo. Non ti capisco. Scusa, tu per uomo che intendi? Cioè, per te l'uomo chi è? Cos'è? L'uomo, quello che Dio ha pensato per mettermelo accanto e dare inizio all'umanità. E che quindi di conseguenza sarà bello, sì, sì. Alto, sì. Rude, sì. Possente, muscoloso, peloso. Insomma, hai presente tu? Esatto! Tutto l'opposto! No!
Ma perché, scusa? No, no. Ma perché, scusa, invece questo uomo non potrebbe essere uno magro magro, ammaccatello con gli occhiali, però simpatico, però simpatico. Ma ragiona, pezzo di struzzo. No, non sono... Ma secondo te, Dio, per creare l'umanità, mi mette accanto a uno magro magro ammaccatello? Ed effettivamente non hai tutti i torti. Lo so. Senti, mi aspetti qua che devo fare una telefonata per chiarirmi le idee. Ma certo, ci sta, siamo i primi. Esatto, un attimino che devo fare una telefonata, io sì. Pronto, signor Dio, salve, sì, sono io, Adamo. Come Adamo chi? Uno ce n'è, signor Dio, uno ce n'è. Ma ha fatto 5 minuti fa, signor Dio. Adamo. Senti, le volevo fare una domanda, ma io sono l'uomo. No, perché siccome qua c'è Eva, la donna, e io a detta sua potrei essere o uno struzzo bellissimo o un uomo di merda, e quindi volevo capire... Ah, ecco, chiarissimo, grazie, arrivederci. Sono un uomo di merda, sono... E allora? Sì, ecco, com'è andata? Veramente non so come dirtelo, ecco. Dimmi. Però mettiamola così: siccome noi siamo i primi esseri che stanno popolando la terra, e allora Dio su di noi ha deciso di testare le prime emozioni, e proprio su di te come emozione ha deciso di testare la delusione. No. Ma allora non sei struzzo. Brava, non sono struzzo. E qui... allora sei macaco. Macachi tuo suoro, non so. Perché mi devi essere... E allora cosa sei? Io sono l'uovo. L'uovo? No, l'uovo. L'uovo di struzzo, no, però poi si apre l'uovo e no, esce lo struzzo. Sono l'uovo. Comunque, sei sono struzzo, l'uomo. Cioè... Io sono l'uomo. Quello che tu stai cercando sono io. Io sono l'uomo. Levate subito. Con calma. Chiama. Pronto, signor Dio, salve. Senta, qui c'è uno struzzo che è convinto di essere un uomo. Vabbè. Lei sta testando il mio senso dell'umorismo, vero? Ah, ecco. È l'uomo. Ma gliel'avevo detto. Io dico, ma come si fa a sbagliare il primo? Oh, il primo! Vabbè, che ci dovevo mettere tutto l'impegno del mondo e me lo sbaglia! Che se lo facevo io col pongo veniva meglio! Ora cupongo, veramente! E comunque, signorina Eva, io ti vorrei consigliare di essere un po' più gentile nei miei confronti, perché ti ricordo che da adesso io e te dovremo procreare il resto dell'umanità! Io e te dobbiamo procreare. Gara bella. Ora che te che tutto. Questo dobbiamo fare questo. Dobbiamo fare qua tutto il giorno. Io te lo dico. Ma per me ci possiamo estinguere da subito, cioè, proprio, finito. Ora ci estinguiamo. Ora ci estinguiamo, dice lei. Procreare. Veramente. Ma poi scusami, c'ho una curiosità. Che cosa? Com'è? Buono? Com'è? Vabbè, chiama, vai. Pronto, signor Dio? Qui c'è un problema. All'uomo manca un pezzo. No. Ma perché qui ci andava qualche cosa? Pure piccola, ma ci andava. Signor Dio, c'è un difetto di fabbrica, perché qua non c'è niente, signor Dio. Signor Dio, non è che me l'ha mandato da Wish. Signor Dio, che vengo da Wish io, signor Dio. Ora senso. Lui sa tutto. Dice che le dimensioni non contano. Beh, può essere. Ma cominciamo che minchiate. Bene, ma io veramente non lo so. Ciao. Comunque senti, va bene, hai ragione tu, probabilmente io non sono quella tipologia di uomo che tu ti aspettavi. No. Probabilmente io non sono quella tipologia di uomo tutto, quella cucina che è tutta poi, cioè, che uscine ti stai dare, chi sei, che ti ammazzo. Io non sono quella tipologia di uomo, vabbè, però ho altre qualità da uomo che ti posso dimostrare, come il coraggio. Ecco, metti alla prova il mio coraggio e ti dimostrerò che sono un uomo. Quindi tu, per dimostrarmi che sei un uomo, vuoi che io metta alla prova il tuo coraggio? Vai, che faccio? Prendimi la mela. La mela. La mela. 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 Me l'aspettavo. Vabbè, questo è un fatto di...
Me l'aspettavo, cioè la mela. L'unica cosa che non possiamo toccare, tu lo sai. Il principale è una cosa, Risi, cioè mangiatevi di tutto, fottetevi la vita, fate quello che volete. Tutto tranne la mela, che lui ci tiene, tu vai a mela. Cioè, ma lo vedi come sei? Come tu sono? Non sei un uomo. Come? Perché se tu fossi stato uomo, no. Saresti andato verso l'albero. Aspetta. No. Sprezzante del pericolo. Wiki, mangiamo un wiki. La lancia sanguinella, su più bello. Come vedi, non ti sarebbe successo niente. No! Voi avete disobbedito. No, avete mangiato il frutto dell'albero che vi avevo proibito. Tu, donna, ti troverai davanti la prova più ardua che una donna possa affrontare. Dovrò partorire con dolore. No. Sarai condannata a mangiare per sempre le mele. Sì. Perché da oggi fino alla fine dei tuoi giorni sarai eternamente a dieta. Giusto! Abolisci la mela, ora ti mangi per tutta la vita, mela. E tu, uomo. No, signor Dio, non c'entro niente. Subirai la punizione più atroce. No. Sarai schiavo della donna. No. Che sconvolgerà. No. Travolgerà. No. E investirà la tua vita proprio come un camion. No, signor, ci si. Perché chi dice donna? Che fa? Dice camion!